serena a tutti i panotti di ieri e soprattutto di oggi, in particolar modo ai sostenitori della mia pagina ufficiale Paninaro di Facebook. Eccoci ritrovati al 43esimo appuntamento di Paninaro, dove dedico come di consueto parte della puntata al contenuto del fumetto mensile ricorrente. Come avrete notato, siamo ormai in pieno clima natalizio, quindi mando un anticipo di auguri di Buon Natale a tutti coloro che mi seguono da sempre. Oggi lo spazio è riservato all'Albo Paninaro numero 43, pubblicato nel mese di luglio del 1989. Mancano solo più 5 puntate al termine di questo nostro esilarante e frizzante viaggio all'interno di questi fantastici anni 80, visti e rivisti attraverso gli storici fumetti dei Nuovi Galli. Ricordo che questo programma sperimentale terminerà con l'avvento del nuovo anno, per cui mi raccomando, seguitemi fino alla fine. Questo mese la storia si intitola Compilation Solare. Aprendo l'albo nelle primissime pagine troviamo subito il sommario e da seguire lo spazio dedicato alla rubrica Panino News, curata da Davide Rossi, uno dei pilastri portanti dell'Edi Fumetto da sempre, l'autore del tanto valorizzato libro sacro Guida al Paninaro Doc. Il tema ricorrente è il servizio di leva, infatti il titolo della rubrica è Mal di Caserma. Continuando il viaggio all'interno dell'albo troviamo fortunatamente uno dei miei spazi preferiti, che in questo numero è davvero ricco e sostanzioso, ovvero lo speciale Paninare d'Italia, e questo mese i riflettori sono puntati su Milano Marittima, che già il nome è una garanzia. A tal proposito vengono elencati i negozi più galli di Milano Marittima per il pan shop, il pan food dove smerigliarsi al meglio il gargarozzo, i pan ferri dove si luma una maestosa Yamaha FZR1000, le pan disco tra cui il Pianeta Club e il Walkie Cup, dove DJ Television veniva trasmessa nel periodo estivo. A seguire ci si imbatte in diverse rubriche, una delle quali è Inventa il tuo look. Troviamo successivamente uno speciale Festival Bar 1989 dove presentava il mitico Gerry Scotti. E sul finire dell'esplorazione dell'albo, tralasciando le decine e decine di pagine dedicate ai vari spazi pubblicitari, non mancano gli storici e fedeli angoli della Panino Posta, quello dedicato agli affari Panino Market e lo spazio riservato agli astri Panino Oroscopo. Infine chiudiamo la descrizione del fumetto numero 43 con la rubrica Avviso aperto, dove l'obiettivo dell'Edi Fumetti immortalò nel 1989 Luca con un capo della Stone Island, Massimo e la pannella motorizzata di nome Sissi con il suo inseparabile sì della Piaggio. Se qualcuno si fosse riconosciuto in queste foto, delle pagine Avviso aperto o nelle precedenti denominate Panino Shake, mi raccomando, mi contatti all'indirizzo bircede@alice.it. Oggi la rubrica ricorrente la voglio dedicare ad uno dei miei gruppi preferiti, anzi oserei dire il gruppo number one per antonomasia, ovvero i Duran Duran, da sempre. Ovviamente non parlerò della loro storia ultra trentennale, dalla prima formazione di fine anni 70 ad oggi, perché mi occorrerebbero altre 48 puntate per descrivere al meglio i vari passaggi della band. Quindi concentrerò il tema della rubrica ricorrente ad uno dei tour più euforici e apocalittici che la band affrontò nel corso della loro carriera trentennale. Tra l'altro, non a caso, è uno dei miei show preferiti, quando i Duran Duran erano ancora in grado di riempire un intero stadio con oltre 50.000 spettatori. Notorious fu il quarto album dei Duran Duran, pubblicato nel mese di novembre del 1986. Fu uno dei lavori della band in grado di riscuotere uno dei maggiori successi commerciali, anche se segnò purtroppo l'inizio del loro primo periodo di decadenza, anche perché Big Finn diede già un lieve segno di declino, seppur nel 1988 la band era ancora ai vertici delle classifiche mondiali e nel mirino dei mass media, utile ad amplificare la loro fama internazionale, e furono successivamente Decade, ma soprattutto Liberty, a segnare i punti deboli dei tre ragazzi di Birmingham, che solo nel 1993 risalirono in vetta grazie al meraviglioso singolo Ordinary World. La band definì Notorious come un album ispirato ad Alfred Hitchcock, in quanto vennero inseriti alcuni brani intitolati proprio come i classici del film del genio del thriller. Notorious, l'amante perduta, Vertigo, la donna che visse due volte, ed All Me, il cui titolo originale era Rope, ovvero Nodo alla gola. Ma nonostante il nuovo capolavoro dei Duran Duran, le critiche piombavano su Simon e Company, sottolineando che l'album Notorious sembrava mancare di quella scintilla che la band ebbe all'inizio del picco della loro carriera. La performance dei Duran Duran in Italia, allo stadio di San Siro, fu estasiante. Nulla da togliere ovviamente alle altre esibizioni come quella a Roma allo stadio Flaminio, ma voglio ricordare Milano in quel caldo venerdì del 5 giugno 1987, che credo sia rimasto tatuato indelebilmente nei nostri ricordi più cari. E a tal proposito vi voglio ricordare con un brevissimo video quella serata fantastica. Yeah.
scioglimento della band ed il successo mondiale del singolo I Vow to Kill, i Duran Duran dovevano dimostrare al mondo intero che erano ancora all'altezza della situazione. Nonostante Andy e Roger abbandonarono il progetto Notorious per motivi differenti e l'ormai famosa stecca delle Evade, che non giovò sicuramente sulla loro grande fama mondiale di quel periodo. I Duran Duran si esibirono dal vivo per la prima volta in Italia nello Strange Behavior Tour, aprendo il grande show proprio con quel singolo che allo Stadio Philadelphia nel 1985, con I Vow to Kill, li fece perdere un po' di credibilità come live band. Ma a San Siro, di fronte a un pubblico di fans sfegatati ed isterici di ben 50.000 persone, non credo abbiano deluso le loro aspettative, e lo si può dedurre da questo breve filmato che ho selezionato apposta per voi. I Duran Duran suscitarono l'interesse ai mass media, così che ci furono diversi report, tra cui addirittura il nostro Maurizio Costanzo, l'uomo con i baffi, che li intervistò personalmente nel suo studio a Roma. La band nel 1986 cambiò stile ed un nuovo look rinnovava i tre membri originali al timone, ovvero Simon Le Bon, John Taylor e Nick Rhodes, sostenuti dal chitarrista Warren Cucurullo, il batterista Steve Ferrone, tre musicisti di supporto, tra cui lo storico Andy Hamilton al sax e due coriste. I biglietti per l'evento nel 1987 costavano 22.500 lire. Se pensiamo a una banalità, al cospetto di un concerto di tale importanza, dove oggi un fan darebbe chissà che cosa per poter rivedere un tour apocalittico come fu lo Strange Behavior. Il tour toccò l'Italia con ben 7 date, a partire da Palermo il 28 maggio del 1987 allo stadio La Favorita, per poi salire il nostro stivale attraverso lo stadio comunale di Bari il 30 maggio, transitando per la capitale il 1 giugno allo stadio Flaminio. Altra tappa memoriale è lo stadio comunale Simonetta Lamberti della città Cava dei Tirreni il 31 maggio, ma non dimentichiamo le date di Modena e Firenze, rispettivamente il 4 e il 6 giugno del 1987. Lo Strange Behavior Tour ebbe inizio in Giappone il 16 marzo del 1987, toccando Tokyo con ben 2 serate ed Osaka, non a caso proprio come la loro grande ripresa di identità duraniana con l'album Astronaut nel 2003, e terminò in Brasile nel 1988 allo stadio Morumbi, dopo quasi un anno dal suo inizio. Siamo anche giunti al termine di questo 43esimo appuntamento di Paninaro. Siamo ormai al countdown, meno 5. Gli argomenti da trattare rimangono ben pochi. Tutto quello che vi siete persi lo potrete rivedere comodamente in HD al mio canale di YouTube Bircida, oppure alla mia pagina ufficiale Paninaro di Facebook. Un cordiale e sereno saluto a tutti i galli d'Italia e a quelli sparsi nel mondo. Pochi, duri, giusti. Buon Natale e sempre sulla cresta del gallo. Let's go, stragallosi! Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance.